L'idea della biblioteca dei bambini nasce dall'idea di Giuseppina Pavia. Insieme a Carlo Pavia hanno creato una stanza sopra nella nostra parrocchia dove c'erano solo libri e Giuseppina insieme a Carlo che venivano a fare questa attività. Dopo, un po', diciamo dopo poco tempo, nasce l'asilo per i bambini con la signora Matilde Treno e quindi con Giuseppina Pavia nasce la collaborazione. I libri e l'asilo e quindi lei viene una volta alla settimana, fa toccare i libri, racconta le favole e nasce questa bellissima collaborazione che funziona moltissimo. E adesso abbiamo proprio realizzato materialmente qua all'interno della parrocchia, giù nei saloni, proprio l'angolo della libreria. Per i bambini, ma non solo bambini, anche i ragazzi fino a 12 anni. Quindi noi abbiamo la possibilità di dare libri da 0 a 6 anni e da 6 anni a 12 anni. Facciamo attività tre volte la settimana con i ragazzi della catechesi, il mercoledì, il giovedì e il sabato, perché noi facciamo catechesi in queste tre giornate in parrocchia. Noi non ci sentiamo una parrocchia di periferia, ci tengo a precisarlo, anche perché abbiamo una bellissima utenza. La biblioteca è frequentata dai nostri ragazzi che fanno catechesi e che non sono 2, 3 o 20, ma sono 200 ragazzi tra il primo triennio, cioè per la preparazione per la comunione, e i 2 anni di cresima. Quindi noi, dico, c'è una bella partecipazione. Giuseppina ha portato il programma nazionale Nati per Leggere a Marsala e un po' sviluppato qua in parrocchia attraverso la biblioteca. La biblioteca poi è stata inglobata dal progetto La Girandola. Dopodiché, dopo la sua scomparsa, abbiamo voluto dedicare uno spazio, lo spazio biblioteca, la biblioteca Un libro per volare, è proprio dedicato a lei, al suo ricordo. In realtà, quando operava all'interno del progetto La Girandola, una volta a settimana leggeva ai bambini e i bambini avevano un po', si erano abituati alla sua presenza e avevano cominciato a chiamarla la signora dei libri, perché lei veniva con la sua borsa piena di libri, con il suo animaletto che era uno scoiattolo che prendeva voce e dava vita attraverso la sua voce a tutte le storie fantastiche che gli raccontava. I libri erano tutti selezionati e libri nati per leggere, quindi presi dal programma che lei promuoveva e promuove ancora oggi attraverso l'attività che facciamo a questi bimbi. Thank you.